vicepresidente Lolli, si apre una nuova strada per questa martoriata vallata? Beh sì, diciamo, abbiamo messa nelle aree di crisi, è una scelta che la regione ha fatto, poteva scegliere alcuni territori, abbiamo scelto questo in particolare, poi diciamo la denominazione comprende la Valfino insieme alla Valtavo e lo abbiamo fatto perché obiettivamente questo è uno dei territori, non solo è uno dei territori, come dice lei, più martoriati, è anche però un territorio vitale, un territorio che nella storia ha prodotto molto. Qui c'è, diciamo, io sono convinto che ci sono comunità vive, ne vale la pena investire qui risorse pubbliche perché qui ancora c'è tanta gente che ha voglia di provarci. Certo bisogna metterla in condizione di poterlo fare competendo con territori che sono meglio serviti dal punto di vista viario, più raggiungibili eccetera. Quindi aver fatto questa scelta è un segnale. Devo dire che questo segnale è venuto anche a seguito dell'iniziativa delle amministrazioni locali che hanno avuto la grande capacità e lungimiranza di mettersi insieme diversamente da altri territori, anzi è un esempio questo, e grazie a questo fatto intanto si sono loro conquistati prima di tutto diciamo la zona interna e adesso anche l'area di crisi, e noi siamo qua a disposizione con gli strumenti, il consigliere Monticelli, io anche il presidente della provincia siamo venuti qua questa sera per prendere un impegno concreto, tanto per dire che l'area di crisi è decisa e adesso però per prendere un impegno concreto per permettere ai cittadini che ne volessero usufruire di questi strumenti di essere opportunamente informati. Saranno i sindaci che stabiliranno un calendario di incontri in cui funzionari tecnici della regione sono a disposizione per spiegare a chi ne avesse voglia di quali sono gli strumenti, le strade per accedere a queste opportunità. Incontro a Bisenti con la partecipazione del vicepresidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, assessore alle attività produttive per il riconoscimento del territorio Valfino come area di crisi. Sempre chiaro e molto concreto il nostro vicepresidente, affermando nella sua apertura che il lavoro è una cosa seria. Un incontro con i sindaci della Vallata del Fino. Diciamo pure che i mancanti erano in un altro incontro in concomitanza per il referendum del no con l'altro vicepresidente del Consiglio Paolo Gatti. Un incontro promosso dal consigliere comunale ingegner Manolo Pierannunzio e di sindaci di Vallata su sollecitazione del consigliere Luciano Monticelli, facilitatore delle aree interne. E sì, tenutosi a Bisenti il 25 scorso nel salone delle feste del ristorante al Pino Verde. Dopo i tanti saluti dei sindaci e del presidente della provincia Renzo Di Sabatino, è stato il vicepresidente alle attività produttive a spiegare le dinamiche per accedere ai finanziamenti e con molta riservatezza, così come è il suo solito, che nei prossimi giorni saranno diffuse più dettagliatamente e sì, si tratta, ha proseguito l'assessore, di opportunità per il rilancio del nostro territorio con la possibilità di accedere ai finanziamenti per il recupero delle attività produttive che in questi ultimi tempi hanno subito un tracollo pauroso e spaventoso, con una disoccupazione in Vallata che supera il 40% con la chiusura della maggior parte delle imprese del territorio. È stata la volta del sindaco di Montefino, dottor Ernesto Piccari, che ha annunciato che metterà a disposizione gli uffici comunali ai funzionari della Regione Abruzzo, che saranno a disposizione dei titolari delle imprese per eventuali chiarimenti. Sì, nei prossimi giorni saranno divulgati siti e orari dello sportello di Montefino. La conclusione spetta al padrone di casa, sì, Manolo Pierannunzio, moderatore e conduttore, che dopo i saluti esprime gratitudine e ringraziamenti ai politici intervenuti, che dopo anni ed anni si torna a parlare di questo territorio.
Al contrario del professor Sighetti, che interviene con il cappello in mano in segno di riverenza e rispetto, dicendo che ormai è stufo di sentire le solite promesse dei politici di turno, sperando che con quei finanziamenti possa acquistare un aereo per arrivare al lavoro tranquillo e beato, vista la situazione in cui versano le nostre strade. Vediamo, ascoltiamo. Io penso che qui stiamo parlando di una cosa molto seria, che è il lavoro. Personalmente non riesco a pensare che ci sia niente di più serio di questi tempi e in questa regione che non il lavoro. Io calcolo che circa la metà delle famiglie abruzzesi abbiano a che fare con questo problema, o perché hanno un familiare che è stato licenziato o che rischia di essere licenziato o che sta in cassa integrazione. Cerca di più fare innovazione, di mettersi insieme in modo che se si mettono insieme riescono di più a stare sul mercato internazionale, ma il problema fondamentale che queste imprese hanno oggi è accedere al denaro, accedere al credito, perché il credito in Abruzzo e in altre regioni, sicuramente però in Abruzzo, funziona così, che sotto a 50.000 euro una banca richiede un'operazione non redditizia e quindi preferisci non farlo. E pensate che noi lo possiamo registrare attraverso il sistema dei confidi, la attività media che fa il confidi, un confidi abruzzese, i confidi sono quelle strutture diciamo di sostegno, è di 37.000 euro. Quindi oggi una grande impresa, Amadori per esempio, un'altra, se va alla banca, è la banca che gli vorrà prestare lui per prestargli i soldi e glieli presta. Ma una piccola impresa oggi, per sopravvivere, se presenta una banca, trova quasi sempre la porta chiusa. E se quella, la norma che ha fatto il governo, il regolamento che ha fatto il governo di ottobre, ha dato un mese di tempo alle regioni per fare la propria regolamentazione, due regioni, cioè Marche e Umbria, per motivi insomma abbastanza comprensibili, hanno chiesto un mese di tempo in più. Ma da quello che mi dice Marco Calabro, noi dobbiamo stare pronti perché a gennaio, non sarà il primo gennaio, esce il bando. Quindi noi non siamo tutti imprenditori oggi in questo territorio, ce ne saranno sicuramente, speriamo che ce ne siano tanti, o magari anche di fuori che voglio vedere, vai per carità, però sopra un milione e mezzo. Ecco perché interviene la regione con un suo finanziamento, che è sì uguale a quello che abbiamo risposto in Pavibrate e che faremo in tutte le analisi, compreso questo, che è un finanziamento che però noi mettiamo a una pezzatura più bassa, tipicamente si chiama de minimis, cioè 200.000 euro, in modo tale che andiamo a favorire, quando si sta in de minimis, in 200.000 euro è anche tutto più facile, perché l'Europa in pratica dice sotto 200.000 euro, insomma, ecco, non è esattamente così, però le procedure sono molto più semplici anche per quanto riguarda la rendicontazione, perché non mi dà a queste iniziative e io sono a disposizione per aiutarvi. Grazie. Grazie Presidente, adesso diamo la parola. Finché abbiamo, o vediamo come lo possiamo organizzare per determinare i giorni, da qui fino alla fine di dicembre, primi di gennaio, non so quali sono i tempi. Meglio adesso, meglio perché quindi, non vorrei che arriviamo tardi al bando. Perfetto, se noi riusciamo a fare in un comune dove c'è la disponibilità di un ufficio e mettere proprio una settimana dove questo funzionario spiega, aiuta, informa, io credo che ci sono i sindaci qui, possiamo trovare anche la soluzione per fare, se tu ci dai la possibilità di un funzionario in cui agevole, perché io capisco adesso c'è anche, ma non viene in mente, ma c'è la difficoltà perché siamo così, però con la regione presente sul tavolo dove un front office si può avere e discutere, io credo che sia un'ottima cosa e dà ancora più forza a questo percorso di progetto della città, alla fine cui la regione dà anche questo ulteriore contributo. Ecco, parlandone stasera, anche se il 25 di novembre, abbiamo comunque un mese di tempo, si può organizzare lo sportello tranquillamente, quindi sarà nostro impegno divulgare ulteriormente, perché io l'impegno mio è stato quello di dire alle aziende sul mio territorio, venite a presenti che c'è il vicepresidente, illustrerà quelle che sono le opportunità, e naturalmente che per i bandi
più impegnativi, per chi vuole aprire un'impresa o vuole fare domande per i vari bandi, bisognerà divulgare di più, perché se i tempi sono stretti, quindi noi diamo la disponibilità, poi sarà una questione di un giorno o due di organizzarsi con Luciano, con il vicepresidente, e daremo notizia di dove sarà localizzato e quali orari avrà, in maniera tale che tutti potranno, anche con il passaparola, andare a usufruire di un'opportunità che io ringrazio Luciano, il vicepresidente e soprattutto Manolo, che mettendo in piedi un'operazione del genere sta dando, siamo in plurale, stiamo dando un servizio alla Vallata, perché siamo riusciti a farla entrare in un ciclo virtuoso per un nuovo ciclo economico. Sarà nostra cura sicuramente nei prossimi giorni diffondere il più possibile notizie in merito a questo sportello, così chiunque ne possa avere poi con tutti i mezzi che ci sono oggi, in maniera tale che si possa dare la più ampia diffusione per tutti i candidati. Grazie. Volevo sapere se si potevano acquistare anche gli elicotteri, che qua l'unico posto per spostarsi è l'elicottero. Se noi ci sentiamo presi per i fondelli ogni volta, che ci si parla di strada, c'è 14 anni, non si può parlare. L'unica sede ha fatto una previsione di bilancio dove la regione era 8 milioni e mezzo, e lui sarà il comune capofila. Se riparliamo quello del 1900, l'abbiamo discusso, 8 milioni e mezzo per fare strade. Collegando fino a Pomano, a noi ce lo vengono a raccontare da parecchi anni. La provincia ha investito sul progetto, che è un progetto esecutivo e che lo Stato dovrebbe finanziare, però ogni volta non c'è la volontà politica, io penso, di finanziare questa opera, perché la gente che fa se deve venire a investire dei soldi nelle nostre zone lo fa se il costo della logistica non gli è, l'ha detto prima lei, no? Quindi, chi viene a buttare soldi qua in quest'area di crisi, che non c'è una strada dove il camion può circolare tranquillamente? Un camion da 14 metri non ci cammina. Questo è il problema. Se questa strada ogni volta ci viene ripropinata, rifaremo le strade, la approveremo, però sta ancora così. Questo progetto, c'era Ruffini quando è stato fatto il progetto, sono passati tanti legislatori nel frattempo, la strada è ancora in alto mare. Era solo questa l'appunto. Se si poteva acquistare anche gli elicotteri, perché lui non va bene. Io però guardate, chiedo scusa se ho risposto anche, però questa questione d'estate comincia a essere anche pesante per chi ogni giorno la giunta regionale guidata da Luciano Alfonso ha dato 8 milioni e mezzo di euro più altri 6 alla provincia di Nero per la Castelli. Oggi, da domani cominciamo a dire che il responsabile ce l'abbiamo qui, è il sindaco di Castiglietti, che è stato affidato, sto dicendo la responsabilità per dire, perché deve fare, ma guardate che prendere 8 milioni e mezzo per rifare le strade nella provincia, nella zona Martino, io capisco perfettamente che siete incavolati, perché, ma se la regione ha dotato 8 milioni e mezzo, perché si è accorto che parliamo di strade provinciali, che non è né responsabilità loro. E se c'è questa situazione di strada, io credo che negli ultimi anni è stata completamente abbandonata dalla provincia, e credo che qualche responsabilità venga anche da queste parti, perché c'erano rappresentanti delle amministrazioni provinciali dove forse andavano a terra e prendevano l'elicottero per andare a terra, perché io ricordo che c'erano gli amministratori di questa area, di questa zona, che hanno fatto gli assessori provinciali e hanno abbandonato queste aree, le hanno abbandonate. Siccome vedo qui che c'è anche il ragioniere capo Lancianese, che ieri sera ha voluto fare la variazione di bilancio, ora la dotazione passa in mano al comune di Castiglietti, che è capofila. Ho parlato con Alberto e gli ho detto facciamo l'ufficio della ricostruzione strada affinché i sindaci, ma anche i cittadini, vanno a toccare con mano, e Renzi vuole che queste strade vengano fatte in 2 anni. Io capisco tutto, guarda, dici vergogno pure io quando vengo qua, ma non lo devi dire a Lodi, non lo devi dire a me, forse probabilmente a Castiglione o di Castiglione qualche assessore bisogna pur ricordare, forse anche a qualche funzionario.